Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Col giuramento di Giorgia Meloni al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito da quello dei 24 ministri, entra ufficialmente in carica il nuovo governo di centrodestra uscito dalle elezioni del 25 settembre. Un esecutivo che nasce a tempo di record con consultazioni che sono durate appena 2 giorni. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, prima donna a ricoprire il ruolo di premier nella storia italiana, a poche ore dall'incarico infatti ha presentato la lista dei ministri. Il giuramento domani mattina sarà seguito a Palazzo Chigi dalla cerimonia della campanella che segnerà il passaggio di consegne tra il premier Mario Draghi e la presidente Meloni. Nei prossimi giorni il governo si presenterà davanti al Parlamento per ottenere la fiducia, ma già ora è nelle piene funzioni. Un governo che vede esponenti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con volti nuovi affiancati da esponenti che hanno già ricoperto importanti incarichi ministeriali, da Matteo Salvini, ministro per le infrastrutture, a Giancarlo Giorgetti, all'economia. Le donne sono 6 e la Sardegna rappresentata da Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro, nata a Bonorva ma cagliaritana d'adozione, la neoministra dal 2005 ricopre la carica di presidente nazionale dei consulenti del lavoro. L'esecutivo Meloni è atteso da sfide importanti sia sul fronte interno, a cominciare dal caro energia e dal rallentamento dell'economia, ma anche dagli eventuali colpi di coda della pandemia, che su quello internazionale con l'aggressione russa all'Ucraina. Su questo fronte la Meloni ha ribadito la posizione filoatlantica ed europeista dell'Italia e il pieno sostegno alla resistenza ucraina.